Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dove c'è carità e saggezza, non ce n'è paura né ignoranza. Dove c'è pazienza e umiltà, non c'è rabbia né disturbo. Dove c'è povertà di gioia, non c'è né cupidigia né avarizia. Dove c'è pace interiore e meditazione, non c'è né ansia né dissipazione. Dove c'è timore del Signore di custodire la casa, lì il nemico non può entrare. Dove c'è misericordia e discernimento, non ce n'è eccesso né durezza di cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco, prega per noi. Preghiera per la novena a San Francesco, secondo giorno. San Francesco d'Assisi, aiutaci a essere strumento di pace. Dove c'è odio, mettiamo l'amore. Dove c'è offesa, mettiamo il perdono. Impariamo ad amare il prossimo come noi stessi, se necessario, 70 volte 7. Impariamo a cancellare dall'anima la parola risentimento, che ci impedisce di essere calmi. San Francesco, umiliaci ad accettare quelle cose che non possiamo cambiare. L'amore non ammette la ragione, è dato senza aspettarsi nulla in cambio, perché si riceve il dono e si trova ciò che serve. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco, prega per noi. San Francesco e gli uccelli. Un giorno San Francesco camminava con alcuni frati nella pianura di Assisi, quando alzò gli occhi e vide moltissimi uccelli. Disse allora ai suoi compagni: «Aspettate qui, perché vado nel campo a predicare anche a loro». Appena iniziò a parlare,
Gli uccelli si posarono sugli alberi e rimasero fermi finché il santo non li ebbe benedetti. San Francesco parlò così: «Sorelle e fratelli miei, dovete essere molto riconoscenti al vostro Creatore Dio e dovete ringraziarlo in ogni luogo perché vi ha donato l'aria e la libertà di volare dove vi piace. Oltre a questo, voi non seminate e non mietete, eppure Dio vi nutre. Egli vi ha dato le fonti per dissetarvi, i monti e le valli per rifugiarvi, gli alberi per costruire i vostri nidi. Voi non sapete filare né cucire, eppure Dio veste voi e i vostri figlioli. Il vostro Creatore vi ama molto, poiché vi dona tanti benefici. Perciò state ben lontani dal peccato dell'ingratitudine e pensate sempre a lodare Dio». A queste parole gli uccelli cominciarono ad allungare i colli, ad aprire i becchi e le ali e con rispetto a chinare le testine in basso. Poi con trilli e movimenti dimostravano che le parole di San Francesco avevano dato loro molta gioia. Anche il santo si rallegrava con loro e si stupiva di un così gran numero di uccelli e delle loro bellissime varietà. Egli gioiva nel vedere come accoglievano la sua parola e come devotamente, secondo i loro modi, pareva lodassero il Creatore. Francesco li accarezzava e passava accanto a loro, sfiorava le testine e i corpi con la tunica, ma essi non volavano via. Alla fine li benedisse con un segno della croce e diede loro il permesso di andarsene. Allora tutti gli uccelli, con meravigliosi canti, si alzarono in volo, separandosi in quattro schiere, secondo la croce che San Francesco aveva tracciato su di loro e dirigendosi verso i quattro punti cardinali. Essi dimostravano che la predicazione della croce di Cristo, rinnovata da San Francesco, doveva essere portata con gioia da lui e dai suoi frati in tutte le parti del mondo. Proponimento: imitiamo San Francesco nel contemplare la creazione come specchio del Creatore. Ringraziamo Dio per il dono della creazione. Cerchiamo di avere sempre rispetto per ogni creatura, in quanto espressione dell'amore del Creatore. Riconosciamo in ogni essere creato un nostro fratello. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco, prega per noi. San Francesco glorioso, che hai rinunciato volontariamente a tutte le comodità e le ricchezze della tua casa per seguire più perfettamente la vita di povertà e abnegazione di Gesù Cristo, ottieni per noi, preghiamo, un generoso disprezzo di tutte le cose in questo mondo, affinché possiamo assicurarci le cose vere ed eterne del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. O glorioso San Francesco,
che durante tutto il corso della sua vita pianse continuamente per la passione del Redentore e lavorò con il massimo zelo per la salvezza delle anime. Ottieni per noi, preghiamo, la grazia di piangere continuamente su quei peccati con i quali abbiamo crocifisso di nuovo nostro Signore Gesù Cristo, affinché possiamo raggiungere di essere del numero di coloro che benediranno eternamente la sua suprema misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. O glorioso San Francesco, che amando sopra ogni cosa la sofferenza e la croce, ha meritato di portare nel suo corpo le stimmate miracolose, mediante le quali è diventato immagine vivente di Gesù Cristo crocifisso. Ottieni per noi, preghiamo, la grazia di portare nei nostri corpi le mortificazioni di Cristo, affinché possiamo meritare un giorno di ricevere le consolazioni che sono infallibilmente promesse a tutti coloro che ora piangono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.